34. Istinto dell'amore. Giampiero vedeva bene Elettra sotto la luna. La ragazza aveva i capelli lunghi e di tanto in tanto si portava la mano alla testa per riavviarli contro il vento. In quel movimento aveva molta classe. Elettra era sottile, quasi fragile, e il suo profumo esercitava una forte attrazione su Giampiero. Il giorno dopo la lasciò nel porto di Anzio. Dalla sua barca di 10 metri Giampiero l'accompagnò sul molo, attento che non inciampasse, e la salutò con un arrivederci. La notte prima si era fatta la ragazza, una delle tante. Giampiero si ritirò nella sua cuccetta e si mise a pensare. Perché quella ragazza gli piaceva tanto? Forse se ne era innamorato? Che strana parola per lui. I pescherecci arrivavano al porto sempre dopo l'alba, si infilavano in gran fretta nella rada e scaricavano il pescato, non appena trovavano un posto libero nel piccolo porto affollato. Giampiero non ripartì subito con la sua barca, stette ancora a pensare ad Elettra. Cercava di capire perché quella ragazza lo aveva colpito, non certo per come faceva l'amore. Anzi, da quel punto di vista era alquanto mediocre, ma per come gliel'aveva data, avrebbe raccontato agli amici, con una assoluta dedizione, come se l'avesse conosciuto in una vita precedente. Ecco, era questo che lo interessava di quella ragazza. Giampiero voleva capire, con la mente, se si era innamorato di lei, ma la mente non gli avrebbe mai risposto. I carichi di pesce erano trasferiti sui camion frigoriferi, mentre i camion vuoti attendevano di caricare per ripartire per Roma, traffici che Giampiero aveva visto tante volte. Adesso, dai, gli interessava Elettra. Per lei aveva lo stesso sentimento che ebbe al capezzale del fratello ricoverato dopo l'incidente con la moto. Il fratello gli aveva detto: «Ho qualcosa sotto la gamba». Giampiero alzò la coperta e, vedendo che la gamba non c'era più, finse di togliere un oggetto. Ecco, per Elettra voleva avere la stessa cura, la stessa apprensione amorevole. Fino allora aveva perso tempo giocando con i corpi delle sue amanti? Giampiero non seppe rispondersi con la mente, ma di coscienza sentì che aveva perso tempo. Quella ragazza gli aveva fatto scoprire l'istinto dell'amore, sì, lo aveva messo di fronte a una nuova conoscenza o una coscienza più ampia. La cuccetta, fioccamente illuminata, era zeppa di mosche e di zanzare. Il mare diventava lungo e scuoteva la barca, ma Giampiero non voleva ripartire. Ripensava a come lo aveva salutato Elettra, sollevando il braccio in un gesto che a lui sembrò pieno di grazia. Giampiero divenne più felice di quanto non fosse stato da tempo.